Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale del coach. Oggi mi avete chiesto workout bicipiti 7 minuti e allora vi propongo un workout dedicato ai bicipiti di 7 minuti. Ecco, una cosa importantissima, se no non lo faccio un allenamento, devi lasciare la spollicciata. Te non costa niente, a me invece è molto utile perché mi permette di mantenere il canale bello attivo e continuare a darti grandi contenuti di qualità. Poi chi di voi, visto che alcuni mi chiedono, chi di voi si vuole allenare con me con il coaching, ci sono i contatti qua sotto. Chi vuole accedere alle prove gratuite di alcuni miei percorsi di allenamento, sempre qua sotto sul mio sito. Allenamento bicipiti. Abbiamo 4 esercizi. Andremo a fare per ogni esercizio 40 secondi di lavoro. Terminato, diciamo, il quarto, ripetiamo un secondo giro di questa sequenza. È tosto. Il lavoro prevede che cosa? I 4 esercizi bastano dei manubri, quindi piccolo spazio anche a casa e faccio un mazzo così con questo allenamento. Allora, il lavoro è molto semplice. Dobbiamo, così poi potreste avere anche voi bicipiti secchi come il coach. Allora, no, a parte gli scherzi, visto che tutti dicono che sono secco, però va bene, io sono contento di essere a 45 anni secco e farò firma di arrivare così per più anni possibile. Allora, i bicipiti che andremo a fare, i 4 esercizi sono: primo esercizio, andiamo a fare curl hammer, quindi mi fai un curl hammer per 40 secondi. Secondo esercizio, curl inverso, qua sarà durissima con lo stesso carico, ma il consiglio è di non variare il carico. Poi ho messo dei dragon curls, quindi da questa posizione facciamo questo lavoro qua. E per ultimo, visto che arriveremo stanchi, facciamo un curl ruotato alternato in questo modo. E qua il coach è prontissimo. Faccio partire il timer perché mi sono preparato anche il timer, così chi di voi si è visto solo qua, poi se lo mette per i fatti suoi. Chi si vuole invece allenare con il coach, potete far partire il video, vi salvate il minuto a cui parte l'allenamento e ci alleniamo insieme. Faccio partire il timer, 10 secondi e partiamo come primo esercizio, come vi ho detto, curl hammer. Pronti, carichi, e alla fine avremo bicipiti super pompati. Ecco, il consiglio è un carico non troppo elevato, perché il lavoro, ti assicuro che sono 6 minuti e 30 durissimi, circa 7 minuti tra un esercizio e l'altro, non l'ho detto, 10 secondi di pausa. Forza! Dai, coach! Ah, che bello, vuole apparire, un po' di fatica, bisogna metterla in conto. Che fatica! Ah, 40 secondi sono infiniti. Ok, puoi anche non posare. Ecco, poi se vedi che i carichi sono elevati, puoi abbassare. Io in questo caso sto utilizzando i 10 kg. Sarà durissima. Ok, poi... ok, curl inverso. Poi ho dei doms pazzeschi alle braccia, ho fatto ieri troppe trazioni. Grandi doms qua. Carico, dopo lo alleggerisco, perché questo è troppo impegnativo, sto faticando tantissimo. Anzi, anche qua, se noti di aver esagerato carico, il consiglio abbassa, eh. Io qua sono partito troppo spedito, dovevo partire con carichi più bassi, solo che non li avevo qua a disposizione, avevo il 5. Teoricamente il peso corretto sarebbe stato il 7,5, ma adesso con la prima serie mi sono bruciato. Ok, mi sono bruciato i bicipiti, allora adesso ho i 5 kg, pesi leggeri, ma va bene, va bene. Considerate che... ok, dragon curl. Considerate anche questo, che il lavoro ad alta densità si predispone bene con dei carichi non elevati, e questo anche perché ha qualche annetto in più, ci permette di caricare meno le articolazioni e quindi un allenamento ancora più sicuro. Poi è giusto fare ogni tanto, e anch'io lo inserisco sovente, dei lavori dedicati alla forza, ma io ti posso assicurare che con allenamenti brevi, allenamenti casalinghi, questo è il fisico che io mi ritrovo. Ok, principalmente, come ormai sapete, 15 workout e i miei percorsi a due manubri, e quindi sono quelli che mi danno
di base l'allenamento tutto l'anno e mi permettono di avere un'ottima fisicata se consideriamo altezza, peso. Chi me lo chiede, visto che poi alcuni me lo chiedono, sono alto circa 1,72, il mio peso balla quasi sempre intorno, diciamo la media è il 70, poi ci sono periodi che sono un po' più leggero, periodi che sono un po' più pesante, però bene o male sono molto costante ed è quello che consiglio anch'io nel percorso di ognuno di noi, cercare di trovare un peso e mantenerlo stabile, ok? Io mi vado bene. Ah, strizza bene, anche se sto usando carichi non pesantissimi, ti assicuro che sento il lavoro e lo sento decisamente un lavoro importante. Vengo anche più sotto, così faccio vedere il curl hammer adesso. Via, ripartiamo, sempre 10 secondi, curl hammer, forza! Contrai e giù, contrai e giù, contrai e giù. Forza coach, ok, mantieni bene stabile il corpo, gli addominali sono contratti e andiamo, qua comincia a sentirsi il caldo dove mi alleno e quindi chi mi chiede per forza a petto nudo, faccio a petto nudo perché fa caldo, adesso la prossima volta magari metto la canotta, non ce l'avevo dietro, ok. Adesso curl inverso qua, si fatica però, mi piace. Alcuni poi mi chiedono, ma coach, non fai mai vedere a petto nudo? Adesso mi faccio vedere a petto nudo, e poi ci sono quelli che mi dicono, ma come mai a petto nudo? Via, andiamo, andiamo. Contrai bene, eh? Voglio proprio una bella contrazione, non rimbalzare, movimento controllato. E ti assicuro che anche un carico leggero, se lavori in maniera controllata, lo sentirai. Si sente, si sente. Mamma mia che fatica. Ok, bene. Ok, bene, bene. Adesso cosa devo fare? Fatto, abbiamo il settimo, ho fatto l'inverso, Dragon Car forse, magari qua adesso mi sono dimenticato qualcosa, a forza di scherzare, sarò dimenticato qualcosa, cerchiamo di lavorare bene, concentrati al massimo, senti come lavoro. Mamma che fatica, grande fatica. Adesso curl alternato ed è quello che mi spremerà le braccia e così mi sono sparato i miei 7 minuti ad alta densità e chi di voi ha provato il workout con me, ecco qua sul canale trovate tanti tanti video workout, però se volete un qualcosa di più organizzato, di più strutturato, veramente il consiglio, accedi ai percorsi che ho fatto, se vai sul mio sito trovi anche la challenge super braccia e ti assicuro che se vuoi spremerti le braccia, la challenge al termine ti può dare 2 centimetri di braccio, ok? Dico 2 centimetri perché è stata la media un po' dei ragazzi che hanno sperimentato questa challenge, no? 30 giorni, 30 workout differenti ed è veramente un qualcosa di pazzesco, ok? Quello che ti può dare. Bene, il coach ha terminato il suo workout anche per oggi, sono contento se l'avete messo in pratica, se l'hai messo in pratica lasciamelo qua sotto nei commenti, è un modo anche un po' per conoscerci, il mio compito è allenare gli italiani, ormai questo l'avete capito e quindi se posso allenarti per me è un grande piacere, una grande soddisfazione, mi raccomando spolliciata, se vuoi vedere tutto quello che ho fatto vai sul mio sito e trovi veramente tanto materiale che ti permette di allenarti anche in casa spendendo effettivamente molto poco. Dacci dentro, un salutone, ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!